rieccoci, bentornati dal Pala Ionio di Augusta. Maritime Ciampino 5-0. Tra pochissimo assisteremo al secondo tempo di questa quinta giornata di Serie A2, girone B di calcio a 5. 5-0, maturato nel primo tempo le reti del Maritime di Ciuccia Zanchetta in apertura, poi Crema, doppietta di Spampinato e Lemine. Intanto mi sembra di vedere la solita staffetta in porta, giocherà Putano adesso nel Maritime. Nessun cambio sostanziale nel Ciampino, di solito c'è una staffetta in porta, in questo momento Micheli non decide di cambiare Giannone. Intanto vi aggiorno per quel che riguarda i parziali delle altre gare, perché Maritime Augusta 5-0 e l'abbiamo detto, Odissea 2000 San Michele 0-2 con San Michele in vantaggio per 2-0, Salinis Bisceglie 0-3. E attenzione, perché il Lido di Ostia in questo momento sta fermando la metà calcio a 5, 1-1, risultato molto importante in prospettiva per il Maritime. Nel frattempo, qui accanto a me Antonio Torrisi, mi ha raggiunto di nuovo José Ruiz del Maritime. Ciao di nuovo José. Nada, noi abbiamo parlato in spogliatoio, dobbiamo migliorare qualcuna cosa. Miki, un allenatore molto esigente, ha detto che alguna cosa in difesa non abbiamo fatto bene, il ritmo nell'attacco, nel gioco dei quattro, sì che è verità che oggi stiamo facendo molto bene, e così ha parlato sulle le giocate di angolo, nostra difesa e un po' il gioco in attacco. L'arbitro a colloquio con il cronometrista, i due arbitri, ricordiamo, sono il signor Petrillo, il signor Cefalà, e il cronometrista è Leanza, rispettivamente di Catanzaro, Lamezia Terme e Acireale. La concentrazione nel volto di Luciano con Dall'Onder che danno il via a questo secondo tempo, quindi 20 minuti a partire da questi istanti prima della fine dell'incontro. 5-0 per il Maritime. Chissà cosa avrà detto coach Micheli ai suoi, chissà cosa avrà detto Michi, o meglio ce l'ha svelato cos'è prima, bisogna giocare meglio, ma Michi è un perfezionista, cos'è, non è mai contento. Sì, io penso che l'unica forma di migliorare è così, è sempre essere esigente. Partita va 5-0, stiamo giocando molto bene, però ancora c'è cosa che migliorare, la squadra è nuova, abbiamo arrivato moltissimo giocatore nuovo e dobbiamo continuare il nostro lavoro, così ha detto che stiamo facendo bene, però dobbiamo migliorare un po' la difesa, che soprattutto con il pivot, un pivot grande, stanno arrivando troppo di pallone a lui. Intanto Papù ha guadagnato un calcio di punizione per il Ciampino e di conseguenza il fallo di mano di Crema, che è costato il giallo al numero 17 del Maritime, che in questo momento sta protestando con il direttore di gara. Papù è Dall'Onder, o meglio c'è Papù sul pallone, ma c'è Dall'Onder pronto a raccogliere la sfera. Chissà se sarà proprio questo lo schema della Ciampino. Nel frattempo Micheli si sgola, Dall'Onder prova il sinistro, deviato da Mancuso in fallo laterale. Micheli ha chiesto di allargare la porta, di cercare magari delle vie alternative. Intanto c'è il destro del Ciampino, bloccato da Putano. Una staffetta che abbiamo visto più volte nel corso di questo inizio di campionato. Almeno in due delle prime tre è stata costante. Folador e i quintetti che hanno ricominciato questo incontro sono... Da una parte Putano, Crema, Folador, Spampinato e Mancuso, dall'altra Papù, Dall'Onder, Terlizzi e Luciano a difesa della porta di Giannone. Tanto scade il tempo e quindi la battuta viene consegnata al Ciampino, in questo momento in possesso del pallone con Papù, Terlizzi. Uno contro Folador, numero elastico di Terlizzi che poi con il destro ha provato ad accorciare le distanze o almeno a tener viva questa partita. Stiamo con un'altra grande porteri, così è la sorte di questa squadra, che abbiamo con due porteri
Dalcini, Putano, adesso ha ustito Putano, vediamo come un altro gran portero. Mancuso, Lemine, finta il destro, poi Lemine, può provarlo, Giannone, fa buona guardia della porta e prova a far ripartire subito Papù. Putano poi con il colpo di testa, Lemine a raccogliere un pallone molto alto, Mancuso scambia con Lemine che prova il destro, la palla finisce sull'esterno della rete, grande occasione in ripartenza per il Maritime, punteggio ancora fermo sul 5-0, che si fa per dire, perché quando si dice ancora fermo si dice sempre sullo 0-0, quindi alla fine sul 5-0 in questo secondo tempo, quando sono passati poco più di 2 minuti dall'inizio della seconda frazione. Luciano dall'under, Papu, ancora Luciano Mendes per dall'under, che prova, visto Putano fuori dalla porta, ci ha provato dall'under, il tiro ce l'ha dall'under, è vero, però forse un po' proibitiva questa sul 5-0 come soluzione, e qui dall'under mette il pallone in calcio d'angolo in favore del Maritime. Davvero una bella cornice di pubblico oggi al Pala Ionio. E adesso riparte il tifo con i tamburi. Mancuso sfida uno contro uno Papù. Mancuso ci prova con il sinistro e poi Lemine che praticamente toglie dalla porta il pallone a Mancuso. Era andato a botta sicura con il mancino e ha trovato sulla linea di porta non un difensore del Ciampino ma Lemine. Insomma, qui Mancuso che poteva siglare una rete importante per la classifica marcatori e invece dovrà rimandare, diciamo, la gioia. Sì, noi siamo una squadra, come tu puoi vedere, che non c'è un giocatore, un capo cannonieri solo dentro della nostra squadra. Per il nostro gioco, no, gioco di quattro, arriviamo molto a porta, molto al secondo palo, però tutti i giocatori, così qua tutti i giocatori fanno gol e così è importante per una squadra come noi. Lemine in possesso del pallone, spampinato Mancuso, Folladore ancora per Lemine, ancora Folladore, uno di quelli che ha vinto di più per il Maritime, Lippe Folladore, 29 anni, intanto perde il pallone Lemine, qui è costretto al fallo, da cartellino giallo su Papù, era andato via, aveva perso il pallone Lemine, era andato via Papù, brevilineo, molto veloce, e Lemine l'ha placcato e quindi fallo in favore del Ciampino, secondo fallo del Maritime in questo secondo tempo, il conteggio dei falli di 2-1. Rispettivamente, naturalmente, Maritime e Ciampino. 4 scudetti, una Coppa Italia, una Winter Cup, una Serie A2, insomma, tanti titoli di Lippe Folladore, lo stavamo dicendo, l'italo-brasiliano in nazionale ha giocato 6 partite con un gol. Prova Luciano, molto bravo Pedrinho. Ancora Luciano, riesce ad andare via. Intanto qui Spampinato non riesce a Spampinato la ripartenza, non riesce ad andare via Becchi prima. Becchi, uno dei giocatori interessanti, arrivato dalla Capitolina Marconi, attenzione a Folladore, la sterzata di Folladore che poi trova davanti a sé Luciano, può ripartire Papù contro Spampinato, Papù rimontato da Folladore e poi Putano sicuro sul pallone. Buona ripartenza del Ciampino, che però doveva affrontare non solo Spampinato ma anche Folladore, due che comunque ci sanno fare. Qui ci prova Mancuso, adesso rischia anche di intestardirsi forse Mancuso, cerca la via del gol, è vero che nelle sue corde ce l'ha il tiro, però forse tira anche un po' troppo, vabbè, è goloso di gol, facciamo così. Lui è un goleador, un capocannoniere, così sempre ce le porta in sua testa, una piccola opzione per calciare e lui calcia. Lutta il pallone per Papù, Becchi, il numero 3,
classe 94, 23 anni, compiuti lo scorso agosto, 12 gol lo scorso anno al Capitolina Marconi in Serie A2, girone A lo scorso anno. Lutta ha segnato un gol decisivo per il Ciampino in questo campionato, il gol del definitivo 3-4 contro il Salinis. Adesso Maritime in possesso del pallone. Dominici, ancora per Becchia, ancora Dominici per Lutta che sfida Zanchetta, è rientrato Ciuccio Zanchetta. Becchi, Papù non arriva, lascia la palla al suo compagno, era finita in fallo laterale. Conta l'arbitro i secondi dalla battuta, riesce a battere il Ciampino. Lutta ancora in possesso del pallone, serve Papù. Papù 1-2, riparte da Lutta, ancora per Becchi. Papù che non si intende con Lutta, forse lo voleva un po' più avanzato. Intanto entra Braga nel Maritime. Un'altra cosa buona che possiamo guardare oggi sono tutto lo ragazzo più giovane della squadra, tanto Pedro, Braga, Lemine, stanno a un livello altissimo tutti, giocano tutte le squadre al mismo livello e loro sono también a un livello altissimo. Zanchetta, la finta, serve Everton, Everton con il destro, 6-0 Maritime, la firma del capitano Everton Batata. Maritime 5, Ciampino 0. Sono passati 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Il numero 8, Everton Batata, l'ex, segna il 6-0 del Maritime. Insomma, è un ex Everton, la sente questa partita, è stata nella stagione 2015-2016 al Ciampino, prima proprio di arrivare qui al Palaionio di Augusta. Ha vinto una Coppa Italia con l'Augusta nella stagione 2000-2001, insomma tanta roba. Lo scorso anno 17 gol per il capitano, che ha sempre, diciamo, in partita magari può dar l'impressione di non essere veloce come Spampinato magari, ma l'invenzione la tira fuori sempre. Batata è un gran giocatore, un giocatore molto intelligente, con molta esperienza, e questa squadra dà moltissimo. Puoi giocare difensore, di laterale, di pivot, puoi giocare di tutto. Quando manca un giocatore, lui sempre, noi diciamo, il comodin per giocare. Attenzione a Braga che colpisce il palo e sfiora il 7-0, ma tanti applausi da parte dei suoi. Bella azione, scambio con Zanchetta, il destro provato da Braga che colpisce il palo, ha superato Giannone. Tanti applausi anche del Palaionio per un giovane che quest'anno può davvero dire la sua. Dicevi prima del futsal a Barcellona, ma insomma è riduttivo dire che sei stato solamente al Barcellona, sei stato al Martorell, al Guadalajara, al Manacor, al Pozzo Murcia, Acque Sale, insomma dappertutto. Cos'è? Sì, già troppo tempo giocando a questo calcio 5, sì che è verità che voleva venire a Italia, voleva guardare un altro calcio 5, un altro idioma, tutto diverso a lo che io era accostumbrato, e la verità che qua in Italia mi sento comodo, mi sento felice, sì che è verità che... Attenzione a Everton con la magia e il tocco sotto ad anticipare Giannone, va sotto lo spicchio dei tifosi del Maritime. Maritime 7, Ciampino 0, doppietta di Everton che ha anticipato con la punta, un tocco sotto molto importante, molto bello da parte di Everton Batata, ed è 7-0, magia del capitano. Qualità, come ti ho detto, esperienza, no? È il giocatore più veloce di tutti, per anticipato la giocata al suo giocatore, e con qualità ha fatto il gol. Ecco, oltre alla qualità
la gara quant'è essenziale, quant'è fondamentale uscire gli artigli, la gara in questo sport? Per me è quasi tutto, la testa dentro di questo sport è quasi tutto, volere pressare forte le palle, volere correre sempre, per me solo mi piace i giocatori che gli piace giocare così, il giocatore che è tranquillo, che non gli piace correre, e mia squadra, se io alguna volta sono allenatore, no, non sono giocatore per me. Ecco, si dice, correggimi se sbaglio, mentalità e corazon, i corazon, cioè mentalità e cuore. Quello lo giusto. Ed è essenziale in qualsiasi sport, specialmente nel futsal. Tanto Zanchetta prova a servire Rossi, che è entrato, il numero 6, un altro giovane, Luca Rossi, a segno nell'ultima gara giocata qui al Pala Ionio contro la Virtus Noicattaro. In questo momento una fase difficile della sfida per il Ciampino, che fa entrare anche Lemma. Becchi, serve Lutta. Lutta per Dominici. Lemma, che nelle ultime due stagioni ha giocato al Ciampino, 21 anni, pivot insieme a Dall'Onder, anche Papu può fare il pivot, ha tanti giocatori che possono ricoprire più ruoli. Coach Micheli. Lutta aspetta l'arrivo di Becchi, eccolo Lemma, scambia con Lutta. E José mi fa notare giustamente che in questo momento, aggiornando un po' i parziali, Lido di Ostia 2, Meta 1. Ed è molto importante questo risultato per il Maritime, perché ricordiamolo, venerdì prossimo il Maritime sfida proprio la Meta Calcia 5. Sì, penso che la Meta è una grande squadra. La partita di oggi per noi era importante, dopo la partita settimana scorsa che abbiamo giocato male, recuperare un'altra volta la fiducia, recuperare il nostro gioco veloce, la nostra difesa. E per così arrivare alla prossima settimana contro Meta ancora con più fiducia in tutto il nostro lavoro. Intanto Pedrigno qua con un gran gioco di gambe ha sfiorato l'8-0 con il mancino, che ha sfiorato il palo. Bella azione di Pedrigno, un altro giovane alla corte di coach Michi. Pedro Gedes ha 20 anni in questo momento, ne compirà 21 il prossimo 7 dicembre. Giocatore che arriva lo scorso anno, a metà dello scorso anno, dalla Luparense. 7 gol poi con il Maritime, ha dato il suo contributo chiaramente alla promozione e alla trionfale stagione dello scorso anno. Luciano in possesso del pallone, pronto alla battuta. Cos'è? Però ci devi le tue sensazioni, ci devi raccontare le sensazioni che si provano a vincere un europeo, perché questo, insomma, siamo un po' tutti curiosi di saperlo. Molto lavoro, molto lavoro, perché la nazionale di Spagna è... Anche lì tiki taka? A ver, se sono... posso spiegare bene. Per poter arrivare deve aspettare molto tempo, perché i giocatori sono giocatori di molta qualità, sono molto tempo lì, e per tu poter giocare deve aspettare molto tempo, essere durante molto tempo a un livello molto alto. E ho tenuto la sorte, o ho fatto il lavoro per arrivare, e la verità che è una sensazione che è la più bella di tutto il mondo, poter vincere un titolo con la maglia del tuo paese. E come ti dico, al final abbiamo lavorato moltissimo. Tra l'altro, europeo vinto, quello del 2016 in Serbia, terzo posto invece nel 2014 in Belgio, quindi alla fine... Che ha vinto Italia. Perché poi è un po' la metafora di questo sport, rialzarsi subito, non mollare mai. Intanto attenzione, perché Micheli
prova con il portiere di movimento. In questo momento la porta del Ciampino è sguarnita. È successa la stessa cosa nella scorsa partita del Maritime contro San Michele. In quel caso Zanchetta riuscì poi a sbloccare il match. Attenzione a Dall'Onder, attenzione a Folladore, adesso riparte in contropiede, spampinato ancora per Folladore che ci arriva in ritardo e Lutta rientra in difesa. Papù in possesso del pallone, Dall'Onder ancora per Terlizzi, Luciano è rimasto ultimo, Dall'Onder ancora per Luciano, invita alla calma, studia la situazione, Pedrinho esce e ruba il pallone, Pedrinho, il fallo di Luciano e cartellino rosso. Che sembra essere rosso, deve essere rosso, deve essere rosso. No, da qui sembra rosso ed è rosso, rosso per Luciano Mendes, fallo da ultimo uomo, era riuscito Pedrinho. Sì, che verità, che io penso che con 7-0 quell'azione deve lastiare che fai gol. Tu prendi un rosso, tua squadra prossima partita no puede prescindere, non so come si dice in italiano, no, tu non puoi giocare con tua squadra la prossima partita. Penso che è un errore grave per un giocatore come lui, che è un giocatore importante in sua squadra, e con come sta il marcatore, con mancando solo 8 minuti, penso che è un errore grave. E attenzione, perché adesso, almeno per adesso, il Ciampino giocherà in 4 contro 5. È rientrato Giannone in porta al posto di Lutta, che era portiere di movimento. Mancuso vuole il gol, si prende questa punizione. Sotto lo sguardo attento di Michi in panchina. Penso che non va a calciare. Non va a calciare, dici? Aspettiamo che no, aspettiamo che giochiamo bene il 4x3 per fare gol, perché di qua a calciare è troppo difficile fare gol. 4 giocatori di movimento contro 3, Mancuso, serve Zanchetta, che serve ancora Everton il numero, e poi il tiro di spampinato da un passo praticamente dalla linea e riesce a sbagliare, ma comunque il sorriso di un giocatore che ne ha messi a segno 2, che è una delle colonne portanti di questa squadra, è comunque sfortunato in questo caso. Poteva essere l'8-0 in questo momento. Spampinato in possesso del pallone, Mancuso, Zanchetta, apre il gioco il Maritime. Le proteste del Ciampino, Terlizzi dialoga con l'arbitro, animi accesi, ma quando mancano poco più di 8 minuti ci sta comunque, perché il risultato è sul 7-0. Ripetiamo e ricordiamo i gol: Zanchetta in apertura, Crema, doppietta di spampinato, Lemine ed Everton. Ha segnato una doppietta, adesso Iolè da parte del pubblico. Zanchetta, Everton, serve spampinato che serve. Ancora Zanchetta, ma il pallone non gli arriva. Molto buona la guardia di Terlizzi, che adesso difende la sfera. Zanchetta prova a lottare su questo pallone e alla fine commette fallo. Si beccano i due, Ciuccia Zanchetta e Terlizzi. Il capitano della Ciampina ha qualcosa da dire al numero 13 del Maritime. Intanto qui la traversa del Ciampino. Era fuori dai pali qui Putano. Sì, sì, io pensavo era difficile che dell'angolo calciara e quasi sorprenda Putano. Intanto Mancuso, la finta ancora Mancuso. Serve Everton, che serve Mancuso. Pallone per Zanchetta. Papù si oppone con il corpo. Zanchetta per Everton. Zanchetta! E qui la sbagliata Zanchetta. Un mancino che è finito fuori non di poco in questo caso. Dobbiamo tenere ancora più tranquillità nel gioco di 4x3. Siamo un po' nervioso, ancora manca tempo, manca 20 secondi, e a ver se possiamo fare
Intanto Mancuso che becca, spampinato da due passi. Invita alla calma coach Micheli. Giustamente José diceva per i suoi di sfruttare al massimo la superiorità numerica. Putano intanto rimette in gioco il pallone, serve spampinato, è molto veloce, può andare sulla banda sinistra, spampinato, serve Everton. Everton, Zanchetta, Mancuso si lamenta al mio fianco. Cos'è? Intanto Zanchetta che viene anticipato da Giannone che lo induce all'errore. Dominici non arriva sulla sfera, spampinato, ed ecco che viene ristabilita la parità numerica con l'ingresso in campo di Lutta. Spampinato ancora Mancuso, Zanchetta, l'opposizione qua di Dominici non secondo l'arbitro, tutto regolare. Becchi per Terlizzi, c'è il fallo di Mancuso, un po' nervoso, cartellino giallo da parte dell'arbitro. Quarto fallo del Maritime che in questo momento, ricordiamo, sta conducendo per 7-0 la gara valida per la quinta giornata di Serie A2 Girone B del campionato nazionale di Serie A2 Girone B di Futsal. Calcio di punizione affidato al Ciampino, la battuta a favore di Lutta. Dominici, Lutta, supera Rossi, ancora Lutta che prova a fare tutta la banda e poi c'è Dominici che davanti al portiere viene anticipato da Spampinato. Grande occasione per la rete della bandiera, comunque del 7-1, vabbè, ma comunque sempre una rete del Ciampino. Adesso però il Ciampino sbaglia il calcio d'angolo, riparte Spampinato, serve Pedrinho con il destro, Giannone in calcio d'angolo, buona occasione per il Maritime che però non riesce a concretizzare. Everton alla battuta, Spampinato, Pedrinho, serve ancora Spampinato, trame di gioco molto chiare quelle del Maritime. Everton con l'esterno per Pedrinho, ancora Everton, Rossi, Spampinato, Everton ancora per Pedrinho, Pedro Guedes al possesso del pallone, Everton con l'esterno per Pedrinho che prova il destro ma non va. Tante le occasioni anche in questo secondo tempo. Coach Micheli, il tecnico del Ciampino, invita alla calma i suoi, fa avanti e indietro, se la prende adesso un po' con Lutta. Everton, l'anticipo qua del Ciampino che riparte, Dominici, c'è Becchi, anticipato da Luca Rossi che fa carambolare il pallone su di lui. Bel recupero qui del giovane giocatore del Maritime. Sì, un altro giocatore. Adesso siamo con i due giocatori under 21 della squadra dentro, Pedro e Rossi, un giocatore, un difensore che sta facendo bene con noi, ancora gli manca un po' entrare nel gioco che vuole il mister, però un giocatore bravo, con qualità e che difende bene. È entrato Braga, chissà, è entrato Pedrinho, la parata di Giannone, un duello personale adesso quello tra Pedrinho e Giannone. Dicevamo è entrato Braga, giocatore classe 95, chissà che non c'entrerà il gol Braga. Pedrinho adesso prova dopo aver stoppato il pallone, è un duello personale, cos'è? Un duello personale tra lui e Giannone ormai, ci prova da tutte le parti Pedrinho, ma è giusto, è giovane, si diverte anche un po'. Papu sfida Pedrinho praticamente alla stessa altezza. Intanto il pallone recuperato dal Maritime, Rossi non riesce a servire Pedrinho, riparte il Ciampino con Papù dall'under per Lutta, il dribbling su Braga, poi non riesce a superare Folladore e allora Lutta per Dominici, Dominici per
lutta ancora per Dall'Onder, cerca di sfruttare la sua fisicità, non passa però sulla posizione di Luca Rossi. Ancora Pedrinho per Rossi, Giannone si oppone allora Dall'Onder, adesso è un costo costo, Papu non riesce a superare Putano e dimostra tutta la sua esperienza, la sua forza, la sua mentalità, è rimasto in piedi fino all'ultimo e non l'ha fatto passare. Sì, te dico, Putano è un gran portiere, tutti a base della difesa veloce, sì che è verità che di una giocata che era un'occasione clara per noi hanno fatto un'occasione clara per loro, però io penso che stiamo guardando una gran partita. Ciampino può giocare la pala, difende bene, a pesar de que el marcador es 7-0, pero a noi el jugador preferisce quella squadra che vuoi giocare la pala, che tu puoi difendere bene il tempo, che no tutte le palle lunga, non si gioca, che il gioco il calcio a 5 non piace a nessuno. In questo momento però hai chiamato una palla lunga per Dall'Onder, d'altra parte però Dall'Onder è uno di quelli che può permettersi le palle lunghe. Intanto Pedrinho che cerca di servire Braga, probabilmente ostacolato Pedrinho. Dicevamo di Dall'Onder è uno di quelli che si può permettere la palla lunga perché è un classe 89, 28 anni, ma una fisicità incredibile per lui. Dopo l'Augusta nel 2011-2012 ha vestito la maglia della città di Palestrina e poi è arrivato nel 2016 è arrivato al Ciampino dal Prato. Nel frattempo qui spampinato prova ad ipotecare la sua bella prestazione con un assist per Braga che però non va a buon fine. Folador, Braga, Pedrinho, ancora Braga per Spampinato. Pedrinho se ne va, trova l'opposizione di Becchi. Spampinato Augustano Doc, 29 anni, il prossimo 25 dicembre sempre al Maritime con il Maritime nel cuore. Spampinato qui non riesce ad anticipare Papu che prova ad andare, Braga riesce ad opporsi a Papu. Pedrinho aspetta l'arrivo di un compagno, serve Spampinato, Braga prova un gioco di gambe, non riesce a superare Papu. 26 le reti lo scorso anno nella regular season in Serie B, tripletta nella finale di Coppa Italia di Serie B dello scorso anno vinta dal Maritime, 5 gol complessivi nella Final 8. Insomma, per Spampinato giocare al Maritime e vincere al Maritime sicuramente ha un gusto diverso rispetto a tanti altri giocatori, non del Maritime ma in generale, perché per un giocatore cresciuto nella città della propria squadra è sempre un po' speciale giocare, conquistare palloni, in questo momento essere in possesso del pallone e dettare il ritmo, poter giocare con quel numero 7. Molte volte lo abbiamo visto esultare alla Cristiano Ronaldo Spampinato. Il numero 7, insomma, dice parecchio. No, cos'è? Noi è che siamo con lui. Lui con la celebrazione del suo gol sempre. Ok, allora mi confermi che è un po' l'esultanza un po' alla Cristiano Ronaldo, no? Sì, a lui è un giocatore che le piace moltissimo, le piace il suo gioco, le piace come fa i gol, come celebra i gol e lui fa uguale. Ecco, però ti chiedo un parallelismo un po', diciamo, diverso, così abbracciamo due sport. Quali tipologie, quali analogie ci sono tra il futsal, visto che comunque si gioca parecchio con scambi veloci, e poi il calcio moderno, che adesso è un po' tiki-taka, ecco, per intenderci, no? Sì, il calcio a 5 è un sport più veloce,
Sì, ma proprio nel calcio moderno, stavo dicendo, adesso sembra quasi che si cerchi di ripercorrere quelle che sono le orme del futsal. Sì, io penso che sì, si intenta essere tutti vicino, toccare la palla molte volte, giocare un po' come il calcio a 5 e aspettare l'opportunità di che algún giocatore sbaglia e poter andare avanti. Manca meno di un minuto al termine di questa partita. 7-0 il parziale in questo momento tra Maritime Augusta e Ciampino. Terlizzi non supera Pedrigno, ancora la palla per Terlizzi, ha provato, lutta con un tocco sotto, non riesce a superare Putano di Pedrigno e c'è l'opposizione di Terlizzi, il cartellino giallo, il cartellino rosso perché doppio giallo, è andato con la mano Terlizzi. Sono le proteste dei giocatori del Ciampino. Altra occasione di superiorità numerica. Qua manca però meno. Forse la partita così si congela. Non so se sei d'accordo, cos'è? Penso che è un altro errore grave di un altro giocatore importante della squadra del Ciampino. 37 secondi, 7-0. Si perde un'altra partita, la prossima partita non puoi giocare, deve lastiare la palla, che il giocatore si vuole calcia, perché 7-8-0 già dà un po' uguale. Stefano Terlizzi, appena espulso capitano, è la settima stagione con il Ciampino, una colonna, ha rinnovato proprio con il Ciampino, mentre cos'è qui vicino, cerca il live match, così vede un po' i risultati e allora ve li diciamo. Intanto la partita volge al termine, i saluti con il conto alla rovescia, con i saluti in campo e il conto alla rovescia che dice che il Maritime Augusta vince questa partita contro Ciampino per 7-0, la vittoria della squadra di Michi su coach Micheli, e allora la cavalcata del Maritime Augusta che può proseguire. Maritime Augusta che adesso va a 12 punti, continua ad essere primo, perché aggiorniamo i parziali in questo momento: oltre al 7-0 del Maritime, Odissea 2000, San Michele 0-2, Salinis Bisceglie 0-4 e Lido di Ostia che sta conducendo contro la Meta Calcio 5 per 2-1. Cos'è? Cartolina finale, che partita è stata? Quali sono le tue sensazioni in ottica futura? Io credo che è una gran partita. Ti ho detto dopo la partita settimana scorsa che non abbiamo giocato bene. L'equipo bisogna di una partita come oggi, bene in difesa, bene nell'attacco. E penso che ha sido una partita di 10 di tutti, di tutti i giocatori, come abbiamo visto fino ai giocatori più giovani della squadra Under 21 hanno fatto una grandissima partita e non possiamo fare un'altra domanda che una partita come la di oggi. Perfetto, ricordiamo i gol: Zanchetta in apertura, Crema spampinato, Lemine doppietta di Everton nel secondo tempo, 7-0 finale. Grazie mille José Ruiz per essere stato con noi. Grazie a voi. Intanto qui saluti con Braga, tra José Ruiz e Braga, i festeggiamenti del Maritime Augusta. È tutto per quel che riguarda questa partita dal Pala Ionio, il finale di questo incontro, Maritime 7, Ciampino 0. Maritime che prosegue la sua cavalcata al primo posto nella Serie 2, girone B di futsal, dopo la quinta giornata. Prossimo incontro, prossima giornata che vedrà per le due squadre Meta Maritime, la partita tra Meta Maritime, uno scontro che può essere definito diretto lì in vetta. Per Ciampino invece c'è Odissea 2000. Un saluto da Antonio Torrisi e buona serata.